E cosa succede quando muori sull'Everest? Semplice, ci congeliamo. Questo potevamo immaginarlo, ma dopo? Alcune parti della montagna somigliano a un obitorio, secondo alcuni alpinisti passati sull'Everest. Decine di cadaveri giacciono sui pendii ghiacciati. Alcuni sono lì da decenni, spesso lasciati su richiesta di familiari. Recuperare un cadavere dalla zona di morte, ovvero sopra gli 8.000 metri, è difficile, ma non sempre impossibile. Una questione di volontà, tempismo e soprattutto denaro. Si parla molto del fatto che l'Everest sia letteralmente ammucchiato di corpi e scalatori. La gente chiede di ripulire i corpi dall'Everest e afferma che, anche forse giustamente, dovrebbero giacere nel terreno. Scendere con un cadavere è molto difficile. Come abbiamo già detto, stiamo parlando di un corpo di ghiaccio di circa 100 kg di peso. Se è possibile separarlo dal pendio, sarà necessario non solo trascinare la carcassa verso il basso con le forze di almeno 10 persone, ma anche scendere attraverso rocce ripide, e ce ne sono di molte sul percorso. Ciò richiederà un intero sistema di corde fisse e almeno una dozzina di alpinisti esperti, che purtroppo vanno a rischio anche loro. Come è successo ad alcuni nepalesi che hanno cercato di evacuare il corpo di Hannalore Smadz e altri alpinisti rimasti nei pressi della vetta. È possibile calcolare un costo approssimativo della spedizione di rimozione di un corpo tenendo conto del fatto che il costo dell'arrampicata sull'Everest per una persona varia da circa 30.000 a 130.000 euro. Non dimentichiamo poi il noleggio dell'elicottero, da 7.000 a 25.000 euro, ma di solito non volano più in alto del campo base nepalese dell'Everest, che sta a circa 5.300 metri. I voli dal territorio tibetano, quindi dal versante nord, sono generalmente vietati dal governo cinese. Ecco perché quindi ci sono tanti corpi vicino alla vetta dell'Everest. Per fortuna, ora esistono anche polizze assicurative, anche per il recupero delle salme. Nel 2017 è stato intrapreso un progetto per coprire alcuni corpi che erano abbandonati definitivamente sull'Everest. Il progetto prevede di coprirli con un tessuto speciale. Ma la domanda è, per quanto tempo resisterà questo tessuto? Perché il vento e la neve, a queste altezze, sono così forti che con il tempo possono facilmente spazzare via tutto. È anche impossibile avvolgere un corpo congelato a 8.000 metri. I tessuti devono essere ancorati al ghiaccio. I corpi sull'Everest, quindi, sono destinati, in un modo o nell'altro, a rimanervi ancora per molto tempo.